che credo abbiano impegnato almeno insomma una parte. Va bene, chi è che non verrà sarà, mi auguro, informato da chi è che è presente invece stasera e che ringrazio veramente calorosamente. Ogni volta che io mi ritrovo in questa stanza, in questa sala, è perché presento qualcosa e ogni volta mi emoziona vedere la partecipazione e anche il credito che le persone danno alle iniziative che vengono proposte. E questo mi fa pensare che il Sud sia vivo, che sprigioni emozioni per ogni situazione e che queste emozioni possono essere il motore per la nostra rinascita, perché ogni progetto che si promuove su questa terra lo si fa per restituire a questa terra l'antico splendore, che è lo splendore in cui io ricordo di essere cresciuta. E io dico sempre che faccio delle cose qui sul territorio perché ho voglia di restituire quello che di bello questo territorio mi ha dato. Penso che la parte migliore di me, ma anche di altre persone, sia nata proprio su questa terra ed è proprio grazie a queste origini che siamo riusciti ad andare in giro per il mondo, a guardare il mondo con occhi diversi e a portare questa visione nuova anche sulle nostre cose. Ed è questo progetto nasce proprio così, nasce dall'avere guardato al nostro territorio con gli occhi di un turista, con gli occhi di una persona che dalla Germania, dall'Inghilterra, dalla Francia, dai paesi che noi ormai frequentiamo, arriva qui, lo guarda, si commuove, lo gode e allora abbiamo pensato perché non raccontarlo? Perché non raccontare queste cose belle che noi sappiamo dare? E le dobbiamo raccontare in un modo che trasmetta queste emozioni, che trasmetta la nostra generosità, la nostra accoglienza, la nostra capacità di amare le persone che arrivano, di farle diventare parte della nostra famiglia. Io vengo da una famiglia molto numerosa, molti di voi mi conoscono e conoscono i miei fratelli, e portiamo talmente spesso amici e persone varie che non vogliono andarsene, quando vanno via piangono, perché sono rimaste talmente tanto attratte da questa terra, dagli amici che hanno conosciuto, dal modo in cui sono stati accolti, che vorrebbero non andarsene. Ed è proprio da questa considerazione che nasce un germe di idea, di progetto, e questo accade già circa 4 anni fa, quando con Bruno, mio fratello, abbiamo cominciato a dire perché non facciamo qualcosa. Ho incontrato Vincenzo Russo, che ha lavorato con me a Roma qualche anno fa, a Piazza Fiume. Lui viene da Castelluccio ed è, oggi lavora al Fatto Quotidiano, vi racconterà lui che è la bella esperienza professionale che porta. E mi ricordo che ci siamo detti, ma io voglio ritornare giù. E lui, ma pure io mi piacerebbe ritornare, ma allora facciamo un progetto. Ah, ma sì, ma io ne stavo parlando con mio fratello. Poi incontro in Argentina, Buenos Aires, Francesco Forte, con cui andiamo per un progetto. E cominciamo di nuovo a parlare di suo progetto. Quindi si sono un po' ricollegati tanti desideri, che sono tutti desideri di ritorno, ma sono anche tutti desideri di valorizzare queste cose che noi abbiamo. E lo abbiamo concretizzato in questo bel progetto che ora pian piano vi racconteremo, vorrei far parlare anche loro, e poi vi chiederemo un vostro contributo, perché questo è un progetto che nasce con la popolazione e che cresce con la popolazione e che ha valore proprio per questo. Quindi io ora do intanto la parola al rappresentante del comune di Lauria che ci ha accolto, che ci ha seguito. Il nostro sindaco non può essere presente, ma abbiamo l'assessore Antonino che ci manda il suo saluto, e poi do la parola ai miei colleghi. Grazie Rosanna, buonasera a tutti. Diceva bene Rosanna, il sindaco si scusa, è impegnato in altre attività istituzionali, non può essere presente, però vi porto il suo saluto, come vi porto il saluto dell'amministrazione comunale, qui presente l'assessore Carlo Magno, e saluto anche l'amministrazione del comune di Lago Negro, presente con Maria Di Lascio, perché quello che dicevi tu è vero, questo progetto è un progetto che abbraccia tutto il nostro sud, tutta questa parte del sud della Basilicata,
un territorio così ricco, ricco di peculiarità architettoniche, paesaggistiche, culturali e sociali. Tu facevi riferimento alla bellezza di vivere anche nei rapporti sociali con le persone. Noi siamo un paese altamente ospitale, questo non ce lo possiamo disconoscere, e facciamo dell'ospitalità una cifra della nostra qualità. Niente, io mi auguro, sono sicuro che da questa sera uscirà fuori un qualcosa che non potrà far altro che arricchirci, perché qualsiasi cosa facciamo tutti quanti insieme per cercare di valorizzare un tessuto che è ricco, ma forse noi assuefatti da questa bellezza non riusciamo a trasmettere all'esterno. Invece è un territorio che veramente offre tanto. Basti pensare che in pochi chilometri si passa dal mare alle montagne, una montagna bellissima. Io stamattina sono stato insieme al sindaco sul Sirino e sono rimasto veramente colpito, non è che non ci mancavo, non lo sapevo, però dalla valorizzazione che si riesce a fare di quel posto. E speriamo che sia come dire, di auspicio che anche altri posti abbiano la stessa rilevanza. Però se ci mettiamo tutti quanti insieme, voi che con questo progetto sicuramente vi rivolgete e agli operatori e alle amministrazioni, e le amministrazioni a recepire quelle che sono le istanze che poi vengono dal basso e sono quelle che sono le più vere, le più reali, che più riescono a dare consistenza, e noi tutti quanti insieme sicuramente riusciremo ad arrivare a quello che vogliamo, appunto quello che dicevi tu, far rivivere le nostre comunità, ritornare ad appropriarci di quei concetti anche di semplicità, perché sono quelle che poi insieme possono farci crescere e possono, come dire, far apprezzare quella bellezza che noi abbiamo e che forse appunto per l'assefazione a cui siamo portati non riusciamo a trasmettere, però farla, consegnarla a chi viene qui come turista è sicuramente un fatto molto importante. Quindi ti ringrazio anticipatamente, perché sono sicuro che da questa sera questo progetto noi saremo, vi saremo vicini, vi saremo, penso noi, penso tutto il territorio, saremo vicini, saremo pronti a recepire quello che viene fuori, appunto perché siamo convinti che tutti insieme possiamo fare molto per questo nostro territorio. Quindi grazie e vi auguro a tutti buon lavoro. Grazie. Cercheremo di ammorbarvi molto poco con le parole, perché parleranno le immagini e parleranno le nostre storie. È doveroso però raccontarvi chi è il gruppo di lavoro che ha partecipato a creare la base di questo progetto Southwest Basilicata. Oltre me, Vincenzo Russo, Francesco Forte, Rosangela Rossi, che ora è in Germania, Bruno Ricciardi, che al momento è, credo, in Vietnam, beato lui, Anna Mica Fittipaldi, Antonio Di Pietro, Maria Martino, Anna Mica Fittipaldi, Ivan Dossino, Giuseppe Petrocelli, e con la partecipazione graditissima delle foto di Michele Luongo, che è un fotografo molto bravo, che ci ha messo a disposizione delle foto che sono da sole un'emozione. Penso di non avere dimenticato nessuno. Vittoria, mi dimentico proprio di lei. Vittoria è la nostra mamma praticamente. Luce, la sua bimba, ha visto la luce con il nostro progetto, quindi è anche di buon auspicio. Vi faccio raccontare un po' la storia di questo progetto da Francesco. Grazie mille per essere così numerosi. Salto la parte dei saluti istituzionali, però è doveroso salutare anche il vice sindaco di Fardella, che tanto per cambiare ho conosciuto in un viaggio in Irlanda l'anno scorso, quindi per tornare nel discorso del giro del mondo. Nulla, io vorrei raccontarvi semplicemente il perché nascono poi forse progetti come questo. Rosanna prima parlava di emozioni, di rinascita, di attaccamento alla propria terra. Io però credo che sostanzialmente anche oggi, che siamo nella società della tecnologia, dei social, dei contenuti multimediali, se manca la base, che è quella dell'amore per la propria terra,
è difficile poi riuscire a trovare gli stimoli e le capacità e la forza di portare avanti idee e progetti come questo. Quando abbiamo parlato per la prima volta con Rosanna del progetto, eravamo così in Argentina. E perché vi dico questo? Perché nel commentare poi i meravigliosi paesaggi che il Sud America mostrava, dicevamo tra di noi, però il mare forse il più bello è il nostro, però la montagna forse è più bella la nostra, però a mangiare forse si mangia meglio da noi. Questo è perché noi sì, eravamo dall'altra parte del mondo, ma sostanzialmente parlavamo della nostra terra nonostante eravamo effettivamente dall'altra parte del mondo. E quindi poi discutendo del più e del meno è venuto fuori un altro argomento che ci ha portato ad avere un discorso comune, che è quello del fatto di aver avuto tutti, grazie a Dio, grazie ai sacrifici che i nostri genitori hanno fatto, la possibilità magari di studiare fuori, di viaggiare e di conoscere nuove realtà e nuove persone. Persone che poi, quando sono entrate in contatto con la nostra vita, abbiamo cercato di rendere partecipi e manifesti a quella che è realmente la nostra vita, e quindi a mostrargli le nostre piccole quotidianità che per noi a volte sono scontate, ma che in realtà racchiudono la nostra magia, che è la magia della nostra terra. E quindi quando poi ho portato io amici da Milano, dalla Spagna, così Bruno, così Rosanna e così tutti i ragazzi del gruppo, come ha detto prima Rosanna, ma non se ne vuole andare nessuno, ma qua è bellissimo, avete un sacco di attività da fare che fondamentalmente forse sono sconosciute e che bisogna solo mettere a sistema. E quindi tra un viaggio e l'altro, tra una cena di Natale e l'altra, è nata l'idea di Southwest Basilicata. Un'idea che io collego ad una frase meravigliosa di Proust, quando dice che l'unico vero viaggio verso la scoperta non consiste nella ricerca di nuovi paesaggi, ma nell'avere nuovi occhi. E i nuovi occhi sono quelli che ognuno di noi forse deve mostrare per avere un'analisi forse un po' più critica della propria terra e guardarla con una consapevolezza che forse va ricercata innanzitutto all'interno di noi stessi. Quindi è una consapevolezza che deve nascere da una base di una cultura che ci dovrebbe appartenere, di una conoscenza di quella che è in realtà la nostra storia. Quindi noi non pensiamo, Rosanna, credo di parlare a nome del gruppo, di poter risolvere i problemi territoriali del turismo con questo progetto, però possiamo aver messo un altro tassello, come abbiamo fatto qualche anno fa, sempre con Ivan, con Anika e con Carmine, quando abbiamo realizzato la guida sull'Auria. Possiamo mettere un altro tassello che può essere utile alla conoscenza di questo territorio, che deve innanzitutto essere più nostro, e poi una volta che c'è più nostro, avere la possibilità di trasmettere le emozioni che questa terra dà agli altri. Senza questa consapevolezza non usciremo fuori da alcuni vincoli, alcune situazioni che ci vedono. Quindi è importante trovare una sinergia tra associazionismo, tra istituzioni, tra i vari enti che dovrebbero collaborare e portare verso un'unità comune, che è la conoscenza della nostra terra e del nostro territorio, che dovrebbero riuscire a comporre quel puzzle che piano piano, forse un po' alla volta, si sta cercando di mettere insieme, ma che vede ancora molti tasselli da trovare. Io non vi taglio più, lascio la parola a Vincenzo che vi mostrerà realmente che cos'è Southwest Basilicata. Vi ringrazio ancora e spero che parte del nostro amore per la nostra terra possa essere trasmessa anche a voi, ma soprattutto a chi non conosce realmente questa terra, che magari un giorno ci verrà a trovare e resterà emozionato e incantato da quella che è la terra della magia, cioè la Basilicata. Grazie. Intanto complimenti per come è un politico. Sei un politico? Ah, ecco. Invece io, che sono uno del popolo, cercherò di fare... Intanto è troppo ad alto volume questo microfono, mi piace parlare più a bassa voce.
La allontaniamo un po'? Mi sentite lo stesso? Allora, intanto vorrei partire dal nome di Southwest Basilicata. Vi piace il nome? Volevo chiedermi. Allora, com'è nata? L'idea è stata principalmente mia, di Rosanna, e mi ha ispirato anche il film di Rocco Papaleo. Ah, saluto il sindaco di Latronico, ciao Fausto. Mi ha ispirato anche il film di Rocco Papaleo, perché si chiama Basilicata Costo Costo, immagino l'avete visto. E faceva ridere, no? Questa cosa che dal sud-ovest doveva arrivare all'est, coast to coast, no? Quindi l'associazione inglese e poi una cosa prettamente locale di un viaggio che fai in un'oretta e mezza di macchina, loro l'avrebbero fatto a piedi. E quindi mi faceva ridere questa cosa, ho detto dobbiamo sfruttarlo, anche perché molti miei amici, dopo che è uscito il film di Rocco Papaleo, mi chiedevano della Basilicata, perché... E questa regione è un po' come il Molise, no? Che esiste la Basilicata, c'è cioè da quella parte, ma non sanno mai di dove sei. Se ti sentono parlare con un accento un po' del sud, non sanno che sud è, e poi scoprono che sei della Basilicata, come dice Rocco. Quindi mi aveva ispirato un po' il film di Rocco Papaleo, quindi cercavo un nome che potesse essere sia avere una connotazione sul locale, però anche globale, no? Global, globale e locale, che sono le prime due parole chiave di questo progetto. Perché scegliere un altro nome, già che ne abbiamo tanti? Sì, ne abbiamo tanti, Lucania, Basilicata, però volevamo proprio restringere il campo ad un aspetto più singolare, perché dall'unicità e dalla singolarità di questo progetto è un aspetto peculiare. Non potevamo allargarci su tutta la Basilicata, anche perché noi siamo forti sul territorio che conosciamo bene. Poi naturalmente è esportabile questo modello, noi speriamo di avere successo, magari possono esportarlo anche in altri posti, però intanto lavoriamo dove siamo nati noi, no? Come diceva Rosanna, che ci mancava casa, ci mancavano, non so, i nostri salami. Io qualsiasi salume assaggio di qualsiasi parte del mondo vado e dico sì, vabbè, però quello delle nostre parti è migliore. E quindi per esempio il Salento non era famoso prima di chiamarsi Salento, non era solo il sud della Puglia, poi da quando è iniziato a chiamarsi Salento, no? Con i primi registi inglesi che andavano nel sud della Puglia, l'hanno chiamato Salento, è diventato il Salento. Quindi ci voleva un nome univoco che descrivesse precisamente proprio un aspetto solo della Basilicata, e il sud-ovest è la nostra terra. In fondo abbiamo tutto, dal Mar Atea fino ai monti, no? Al Pollino, le montagne, eccetera. Quindi i primi due aspetti sono globale e locale, sud-ovest Basilicata. Anche il logo è abbastanza iconico, no? Deve comunica, ecco sì, appunto, la casa, c'è un sole e delle colline, poi era iconico, quindi abbiamo lavorato sul logo e il nome. Ed è già una cosa, perché poi comunque quando dici dove vai, adesso vado, tipo io abito a Milano, ho detto dove vai, vado nel sud-ovest della Basilicata, già un po' così fa ridere e incuriosisce, però allo stesso tempo, no? Naturalmente nel sito adesso vedete solo la versione italiana, però visto che noi abbiamo qualche ambizione anche internazionale, vogliamo far venire turisti da tutte le parti del mondo, ci sarà una versione multilingue e partiremo dall'inglese, il francese, il tedesco sicuramente, e magari anche, non so, il cinese, lo spagnolo, sì, certo. Quindi vi dicevo che abbiamo creato quindi questo nuovo brand, Southwest Basilicata. Comunque la cosa non è che sono tutte rose e fiori, comunque per nel tentativo di creare un nuovo brand è ovvio che non eravamo soddisfatti di quello che c'è attualmente. Tipo io adesso, non so, magari voi lo conoscete, c'è un sito della Basilicata che davvero vi piace, che davvero è conosciuto e famoso? No, non c'è. Noi qualche ambizione ce l'abbiamo e vogliamo farlo noi. Poi dicevamo del turismo, abbiamo tantissime bellezze, però dobbiamo essere più bravi a raccontarle queste bellezze, e quindi il turismo parte anche dalle storie principalmente dei luoghi, no?
non è solo una casa, un alloggio, dei posti da visitare. E quindi un turismo che parte principalmente dalle persone. Adesso vi abbiamo fatto vedere la nostra squadra, no? Chi siamo noi di Southwest Basilicata, però naturalmente questo progetto avrà successo se tutti quanti siamo Southwest Basilicata. Ognuno di noi sarà un media, sarà un'attrazione turistica, no? Perché le persone, tipo, allora, se io prenoto adesso, non so, una vacanza, non so, mettiamo a Rimini, mi daranno una casa, un hotel, eccetera, è diverso da... Non conoscerò principalmente il vado per i divertimenti, eccetera. Noi non abbiamo nessuna di queste cose, però abbiamo una bellissima storia, abbiamo tantissime persone e ognuno è portatore di tantissime storie e una sua cultura, no? E questo turismo qua si sta imponendo sempre di più ed è un turismo esperienziale, no? Un turista che cercherà di fare un'esperienza sul territorio, vuole vivere come una persona locale, non vuole vivere come un turista, quindi l'idea, il turista che abbiamo in mente non vorrà una struttura con la piscina o l'aria condizionata, non so, comunque altre cose da turista, un albergo, una spa, magari sì, se c'è una spa magari ci potrà pure andare, però vuole vivere principalmente un'esperienza. Vuole vivere sul territorio, quindi noi abbiamo pensato, l'idea iniziale era anche quella degli alberghi diffusi, no? Quindi di vivere in una casa più tipica possibile, no? Nei nostri, come non so, una casa del centro storico, non so, una casa di campagna, queste cose qua. Quindi questo turista che cerchiamo è un turista che verrà prima di tutto a scoprire un territorio, a scoprire le persone, e se prenderà un alloggio, tipo, non ci abbiamo degli esempi sul sito, quali sono, Rosanna, gli esempi? Le storie? Abbiamo parlato di storie, no? Il primo passaggio che noi abbiamo fatto importante è questo. Mi sembra strano. Vabbè. C'è una sezione del sito che racconta una serie di storie. Le storie sono raccontate dalle persone. Vi faccio un esempio: quest'estate io ho portato il mio nipotino danese a fare acqua trekking sul Pollino ed è la sua mamma danese è rimasta incantata, è stato un pomeriggio spettacolare e allora l'abbiamo raccontato. E poi Annette ha inserito anche il racconto della sua storia, cioè di come una danese guarda questa terra. E altre storie sono, ecco, questo è un esempio. Altre storie riguardano diverse esperienze che si possono fare sul territorio, non le ho raccontate su tutte io, le ha raccontate Maria, le ha raccontate Vittoria, le ha raccontate Francesco, le ha raccontate Ivan, le hanno raccontate le altre persone che di volta in volta man mano abbiamo incontrato sul territorio e a cui abbiamo parlato di questo progetto e gli abbiamo detto: che cosa vorresti far conoscere di questo territorio? Secondo te, a un turista che arriva, che viene a fare trekking, che passa per l'Auria, che cosa gli può interessare? E allora mi hanno raccontato le piccole cose che si possono realizzare, i piccoli itinerari, quelli nascosti, i sentieri, le passeggiate più o meno difficili che si possono fare intorno, la gita in barca con la persona che ti porta per le spiagge di Maratea e poi la sera ti fa mangiare il pesce pescato insieme. Ecco, siamo andati un po' a guardare nelle pieghe di questa regione e a raccontare le cose che ci portano il più possibile vicino alle persone stesse. Ho conosciuto diverse associazioni, tra cui, scusami, non mi viene in mente, come si chiama la vostra associazione? Sì. Arte e dintorni, sono andata a conoscerli e mi hanno spiegato che loro dipingono sotto il Salice, quindi alla cascata del fiume, della nostra sorgente Fiumicello, hanno creato questo laboratorio di pittura meraviglioso dove si incontrano e che può essere un momento di ritrovo anche per un turista che, venendo all'Auria, vuole spendere un'ora del suo tempo a fare un'ora di laboratorio di pittura.
Fare un'ora di laboratorio di pittura con le signore di arte e dintorni significa entrare a contatto con la cultura del territorio, perché le signore gli racconteranno cos'è l'auria, cos'è quella fontana, qual è la storia di quel giardino, che cosa si fa, che cosa possono vedere, no? Esattamente quello che noi facciamo quando i nostri amici arrivano a casa e diciamo: ah, ma vai lì, sì, potresti fare questo, questo e quest'altro. Queste cose un tour operator grosso, quello che lavora all'interno di un turismo più convenzionale, non lo fa, vende il pacchetto al turista e poi il turista è fondamentalmente da solo. Noi non vogliamo lasciare da sole le persone, ma le vogliamo accogliere, le vogliamo accogliere quando arrivano, le vogliamo accompagnare e le vogliamo salutare, possibilmente facendogli portare anche qualche prodotto tipico fuori. Quindi il primo racconto di questa terra è cominciato dalle persone e i racconti vari li trovate nella sezione storie. Dopodiché trovate la sezione itinerari. Gli itinerari sono stati costruiti grazie alla partecipazione ancora una volta delle persone che il territorio lo conoscono e lo camminano. Quindi ci hanno raccontato i sentieri, i percorsi che si possono fare, abbiamo organizzato delle passeggiate più o meno difficoltose, più o meno aperte a specialisti del trekking e a semplici amanti della natura, ma ce li siamo fatti raccontare in modo emozionale. Cioè, chi è che apre questo sito e che legge del trekking sul Monte Ciavola, così ce l'ha raccontato per esempio Ivan, deve un po' percepire anche l'emozione che accompagna chi è che guarda quei posti. E le parole sono state accompagnate da queste fotografie sempre molto belle che sono state date dalle persone stesse. Quindi quello che voi vedete online è veramente il puzzle di un contributo diffuso. E quello che noi chiederemo a voi questa sera è di contribuire ancora di più ad alimentare questo sito, raccontandoci le pieghe di questo territorio e magari dandoci delle belle foto. Diceva bene Vincenzo, abbiamo dovuto creare un brand. C'era una mia amica l'altra sera che mi diceva: non mi parlare in inglese, tutte le stesse parole inglesi. Però insomma, purtroppo non se ne può fare a meno. Brand significa marchio. Abbiamo dovuto creare il marchio di questa terra, anche perché questa parte della Basilicata rispetto a Matera si stava spegnendo. Le luci sono tutte puntate su Matera in questo periodo e da questa parte ci arrivavano pochi riflessi. Allora abbiamo dovuto dargli un'identità. Creare un marchio significa rendere visibile qualcosa e renderlo riconoscibile. Il Southwest Basilicata, con l'immagine, con il logo, con tutto questo puzzle di cose che lo racconta, è diventato riconoscibile. E con questa riconoscibilità noi lo possiamo veicolare sul web, e veicolare questo logo sul web significa contattare e raggiungere il mondo intero. Sì, abbiamo già detto quasi tutto. Quindi sì, voglio dire questa cosa, la persona da cui prenoti è la persona che ti dà il benvenuto, quindi prima di tutto un'esperienza di vivere nel sud-ovest della Basilicata. Vabbè, un ruolo importante naturalmente saranno i social network, vabbè, adesso abbiamo la nostra pagina, solo oggi è la prima nostra uscita pubblica, abbiamo solo 50 fan, speriamo di averne tantissimi. No, niente, una cosa che vi prego di fare, vabbè, abbiamo sia stampato dei moduli per partecipare, quindi questo progetto avrà successo se più persone saranno sensibilizzate a partecipare, perché è questo il successo, no? Sensibilizzare il territorio nel voler partecipare tutti, nel voler raccontare tutti, sì. Non volevo usare questa brutta parola, però sì. Ecco, sì. E quindi c'è un modulo che è aperto a tutti, perché intanto, vabbè, il sito è abbastanza completo, insomma, nelle sue parti c'è in nuce, c'è un po' tutto, però naturalmente non può essere così, sarà un progetto work in progress,
dovrà essere sviluppato, quindi serviranno ancora investimenti in tecnologia e poi soprattutto risorse umane, perché è ovvio che per gestire una cosa così noi ci abbiamo moltissime ambizioni, però per ora abbiamo avuto la buona volontà di tutti, abbiamo lavorato quasi gratis a questa cosa e continueremo a farlo, non so se abbiamo ancora per un po', però deve diventare un modello di business, questo sicuramente. E niente, no, le prime risposte sono buone, ci sono persone che già vorrebbero investire in questa cosa, però gli dobbiamo ancora dare una forma ben definita. Non gliela possiamo dare se non ci siete tutti voi, se non c'è la popolazione locale, perché il turista che viene non viene, abbiamo detto, perché ci sono i casinò, perché ci sono queste cose turistiche dozzinali che c'hanno gli altri nella parte, in altri luoghi, è perché ci siete voi, quindi verranno a conoscere le persone, principalmente le storie delle persone. Questo progetto nasce nel voler raccontare meglio quello che c'è già sul territorio, lo dobbiamo raccontare meglio, fare conoscere di più in tutte le lingue del mondo e poi non sappiamo, magari tra 2 anni diventerà un'impresa e io, Rosanna e gli altri possiamo lavorare tutti a Southwest Basilicata. Abbiamo approntato questo questionario che si chiama "Lavorare nel turismo, partecipa a Southwest Basilicata", sono pochissime domande, il nome, il cognome, poi se qualcuno c'ha idea di cosa piacerebbe fare dentro questo progetto, non so, dalla guida oppure fare quello che uno sa fare, no? Fare quello che uno sa fare, tipo se c'è una persona che sa fare bene la pasta, magari fare la pasta sarà un'esperienza che venderemo al turista insieme alla casa, quel particolare alloggio e eccetera, no? In realtà Southwest Basilicata diventerà azienda molto presto, perché purtroppo su questo territorio noi siamo abituati a vedere progetti che nascono finanziati, anche noi abbiamo avuto un piccolo finanziamento da parte di Nuovi Fermenti, ma è bastato veramente a pagare le spese pure. Scusatemi, tra le persone che lavorano nel progetto ho dimenticato il nostro splendido Andrea Iozzino, che è il grafico che ha reso in immagini e in grafica tutti i nostri pensieri, tutti i voli pindarici che abbiamo fatto e che è stato veramente bravissimo, ha fatto un eccellente lavoro. Southwest Basilicata ha degli obiettivi che sono concreti, non vuole essere un progetto come i tanti che nasce e che si perde sul territorio, ma vuole immediatamente trasformarsi in una opportunità di lavoro, in un'opportunità di lavoro che è diffusa, attraverso piccoli passi. Intanto si creerà una redazione multimediale, raccogliere i contenuti, le storie, le foto che la popolazione ci manderà necessiterà di persone, magari di ragazzi che sono laureati in scienze della comunicazione, che sono abili con il web, che sono abili con la parola scritta, avrà bisogno di questa redazione che ci lavori sopra, perché quello che viene pubblicato ovviamente deve avere un valore e deve essere vendibile e deve essere professionale. Quindi questa è la prima entità professionale che verrà fuori. Subito dopo verrà fuori l'entità invece, chiamiamola di tour operator in questo momento, anche se non credo che sarà proprio questa la forma che si adotterà. Southwest Basilicata venderà delle cose ad un turista particolare. Che cosa vende? Innanzitutto vende case vacanza. Voi sapete che le case vacanza hanno una normativa, seguono una normativa molto più semplice del bed and breakfast. E noi siamo in un territorio in cui i nostri genitori hanno investito in case, in abitazione, se non che molti figli sono andati fuori e molte case sono rimaste vuote. Per cui c'è una ricchezza che può essere utilizzata, magari sotto forma di casa vacanza. Ciascuna di queste case racconta una storia, racconta la storia del sacrificio, racconta la storia della famiglia, racconta la storia del territorio, la racconta attraverso i materiali con cui è stata costruita, la racconta nel rione in cui è posta. Quindi la prima cosa che chiediamo è: volete mettere a disposizione le vostre case vacanza affinché possano diventare dei punti di partenza per un'esperienza di vacanza importante per un turista? Nel nostro sito noi abbiamo messo un paio di esempi di 2 persone che in questo momento hanno aderito, trovate nella sezione a casa di la descrizione di 2 case particolari che raccontano una storia e i proprietari le mettono a disposizione. Intorno a ciascuna casa vacanza noi andremo a costruire una serie di esperienze
che vanno a valorizzare tutto quello che si fa sul territorio. Nella sezione pacchetti già ne trovate un esempio. Sul filo conduttore dell'acqua, io non sapevo per esempio che la dea Nefite era una divinità anticamente adorata in Basilicata, che è la protettrice dell'acqua. Non lo sapevo, è stato un piacere scoprirlo. E su questo filo conduttore abbiamo creato due esempi di pacchetto che funzionano così. Chiediamo al turista: se tu abiti, dove vuoi venire? Vuoi venire in una casa vacanza a Maratea, a Trecchina, a Lauria? Allora te ne proponiamo alcune. A seconda della casa che tu scegli, ti costruiamo intorno delle esperienze. In questo caso tu puoi scegliere tra il giro nei paesi della Valle del Noce, il trekking sul Monte Sirino, il trekking sui sentieri dei monti intorno, il giro in barca a Maratea e tante altre. Scegliene quattro di queste. Così noi ti creiamo una settimana, un fine settimana, il periodo che tu vuoi spendere, ti creiamo una vacanza ad hoc, altamente personalizzata. Quindi questo è il pacchetto che noi andiamo a vendere, perché un'azienda ovviamente si deve sostenere in qualche modo. Quindi il core business di Southwest Basilicata sarà questo. E quindi sono due le occasioni, le opportunità di lavoro che andiamo a creare. Abbiamo detto una redazione web che andrà ad impiegare i talenti giovani e meno giovani che abbiano voglia di scrivere e che abbiano voglia di creare una redazione web, e andiamo a creare una microeconomia diffusa che riguarda le case vacanza. Intorno alle case vacanza lavoreranno le persone che già fanno questo lavoro sul territorio. Ci sono una serie di guide turistiche, ci sono dei pacchetti già pronti, ci sono persone che già ci lavorano in questo senso. Noi non andiamo a togliere lavoro a nessuno, al contrario, lo valorizziamo, perché lo inseriamo all'interno di un unico contenitore che le contiene tutte e le promuove sul web. Al momento chi è che va a vedere, vuole venire in Basilicata e cerca su internet, trova una miriade di esperienze tutte frammentizzate e difficilmente riesce a capire cosa può fare realmente. Perché può incontrare il pacchetto presentato dall'associazione Discovery Pollino, può trovare l'iniziativa presentata da Explora Basilicata, però è un'iniziativa a sé. Fatto il trekking, non c'è altro se non gli si costruisce un'esperienza. Io non trovo un'altra parola, perché è realmente un'esperienza quella che gli si costruisce intorno. Quindi la cena particolare con gli amici, nella trattoria particolare, l'esperienza di fare la pasta, fare la lezione di pittura, conoscere, non so, piccole cose che voi mi racconterete, e è questo che fa l'esperienza e la originalità di questa proposta. Quindi un progetto che non resta sulla carta, non resta sul web e non si perde, ma che al contrario coinvolge la popolazione, rende la popolazione protagonista, perché è la popolazione che rende possibile un'esperienza. Io ho incontrato quest'estate due ragazzi che erano venuti da queste parti a fare trekking, a piedi si sono percorsi un sacco di chilometri. Passando per Lauria hanno avuto delle grosse difficoltà, perché non hanno trovato posti in cui abitare, non c'erano case vacanza, non c'erano bed and breakfast e avevano un bimbo. Una mia amica gli ha offerto una tenda in giardino ed ha avuto un'accortezza incredibile. Queste persone hanno detto che la bimba amava molto le pesche e lei gli ha portato un cesto di pesche. Cioè, voglio dire, sono gesti che noi facciamo ogni giorno. Chi di noi non li fa? No, sono scontati. Loro, per loro invece, quel gesto e quella tenda in giardino ha rappresentato l'esperienza. E dell'esperienza che ci racconteranno e che noi pubblicheremo, e dell'esperienza che loro raccontano in giro. Quindi portano nel mondo il racconto di una Basilicata che li ha accolti, mettendo a disposizione quello che aveva e facendogli vivere una cosa, un'emozione. Cioè, l'accoglienza fatta di piccole cose, l'attenzione al particolare. Io non so se sono riuscita a trasmettervi l'idea, fatemi un cenno. Non me lo
dire diversamente. Mi auguro però che vi arrivi, perché le storie che noi abbiamo raccontato, Manuel e la sua ragazza, che si stanno girando il sud Italia da un po' di tempo, ho trovato un post scritto da lei, scusami, sfugge il tuo nome, da Sara, è bellissimo, in cui raccontava questa terra meravigliosamente, raccontava i vicoli di Lauria, raccontava, e lui ha scritto, ho detto, scusa, ma la posso utilizzare per poterla mettere sul sito? Ne parliamo in questo sito, perché altrimenti si perde nel web. E voi la trovate descritta. E le parole di Sara, l'emozione che Sara ha provato vivendo in questa terra, è l'emozione che trasmettiamo agli altri, ed è l'elemento, la motivazione per cui qualcuno nel mondo, cliccando sul sito Southwest Basilicata, ci contatta e ci dice: vogliamo venire a passare una settimana da voi, organizzateci una settimana. E in questa settimana noi ci metteremo le esperienze di tutti, di Mario che fa le guide, di Ivan che ne fa altre, di Fabio che fa le sue guide sul Monte Sirino, di chiunque, distribuendo le opportunità di manifestare le proprie competenze professionali a tutti. Questa è l'unicità di questo progetto, che non è una cosa che facciamo noi. Noi non abbiamo la pretesa di dire io posso fare tutto. È chiaro che io da sola non posso fare tutto, né io né i ragazzi né il team di progetto. Lo possiamo fare se invece stabiliamo delle partnership, se creiamo delle reti. È un territorio questo che lavora con molte forme individualistiche, ognuno ha il suo piccolo orticello, ognuno ha la sua piccola attività. Queste attività si perdono e non toccano, non raggiungono i chilometri necessari per la loro promozione se continuano a vivere nel loro piccolo. Insieme si fa molto di più. Quindi, altro obiettivo del progetto è mettere a sistema, creare delle connessioni. E le connessioni si creano sulla condivisione, sulla fiducia, sull'amore, che è l'elemento che un po' condivide tutti, cioè ci riunisce un po' tutti, e anche sulla necessità. La necessità è quella di portare sviluppo in questo territorio, di portare lavoro. E qui le attività si riattiveranno se arriva gente, ragazzi, che qua le persone arrivano d'estate e poi c'è il buio più totale. Quindi facciamo arrivare delle persone e catturiamo queste persone con quello che noi abbiamo. Abbiamo la capacità di accoglierli, accogliamoli, ma organizziamo questa accoglienza sotto forma aziendale. Quindi Southwest Basilicata è il nostro brand, Southwest Basilicata diventerà un'azienda nel più breve tempo possibile. Mi auguro che già da quest'estate possa cominciare a guadagnare, ad avere dei pacchetti, ad avere delle committenze e a far lavorare i ragazzi che ci stanno intorno. Devo aggiungere qualche altra cosa? Vi ho convinto? Vi prego però di andare a guardarlo il sito, di scorrerlo, perché il sito cresce. Questa è davvero solo la base. Man mano che ci manderete i vostri contenuti, il sito si arricchirà, crescerà e proporremo dei pacchetti differenti. Noi vi terremo informati, naturalmente, perché ci sarà un monitoraggio e una valutazione progressiva di tutta quanta questa esperienza. Quello che noi oggi vi chiediamo è di compilare quel format, perché tra di voi sicuramente ci sarà qualcuno che ha una casa che al momento magari non utilizza e che sarebbe interessato a farlo diventare casa vacanza, oppure conosce qualcuno che ha una bella casa che potrebbe essere una bella casa vacanza, oppure c'è qualcuno che conosce degli itinerari, abbiamo degli amici di Vigianello, che conoscono degli itinerari che noi non abbiamo contemplato al momento e che possiamo invece raccontare, che conoscono delle case vacanza da Vigianello e dintorni, abbiamo delle rappresentanze di Latronico. Vorrei insomma che il territorio mi proponesse attraverso questo format la modalità in cui ciascuno di voi può dare il proprio contributo. Attraverso il vostro contributo andremo avanti e, se Dio vorrà, creeremo quel minimo di movimento economico che potrà essere condiviso da tutti e potrà essere patrimonio di tutti, perché la ricchezza intanto ha un valore se viene condivisa, no? Un po' come la felicità. Spazio alle domande. Domande? Dall'Airbnb, ci vuole una fattività
Per queste, io ti do una risposta molto veloce in questo momento, perché per qualsiasi persona che vorrà mettere a disposizione una casa vacanza, noi creeremo una connessione con il nostro legale e il nostro commercialista, che daranno tutte le informazioni necessarie naturalmente. La casa vacanza segue una normativa molto più semplice del B&B, perché non devi avere nessuna forma di autorizzazione da parte del comune, e bisogna però dichiarare un reddito, cioè bisogna dichiarare quello che si guadagna come altro reddito. Le case vacanza che noi chiediamo però devono rispondere a dei requisiti, perché io sono abituata anche a vedere purtroppo delle case vacanza, ma non solo qui, a Roma, figuriamoci. Vengono presentate un po' delle case vacanza che non hanno dei requisiti adeguati per accogliere. Noi non pensiamo alle case bellissime, eleganti, pensiamo alle case che ci raccontano qualcosa e che siano però, abbiano quel minimo di comodità necessarie per poter essere affittate. Ecco, quindi man mano che le persone si presenteranno, li metteremo in contatto con i professionisti che daranno tutte le spiegazioni possibili. Non intanto sì, pubblicheremo delle linee guida in modo tale che vi diamo delle informazioni generali, però sicuramente ci sarà un rapporto ad personam, uno ad uno, in modo tale che le persone che metteranno la loro casa nella nostra banca dati, come dire, sono tranquille sulle situazioni, le regole, le regole da seguire, obblighi e tutto quanto. Grazie. Certo. Lui è Felice Del Gaudio, lo conoscete? Voglio dare un mio piccolo contributo alla serata. Musicale? Quello... No, teorico, parlare. Poi musicale ci sarà insieme al maestro Marchesi e tutti i musicisti, potremmo anche inserire dei brani. Infatti uno di questi si chiama Lucania, un album fatto da me. Ma questa è un'altra storia. Quello che volevo dire, il mio contributo è che, come diceva Lincoln, non chiederti cosa può fare l'America per te, ma chiediti cosa puoi fare tu per l'America, per gli Stati Uniti. Girando il mondo come hanno fatto loro, quello che si può fare è che quando con Google Earth tu vai a cliccare nel sud-west della Basilicata, non devi focalizzare Lauria, Lago Negro, Rivello, Trechina. Questa lente di ingrandimento si allarga e quindi come come il faro del circo deve allargarsi a un'intera zona, perché questa zona, ve lo dice uno che ha girato veramente, è ricchissima e la mia compagna ha deciso di venire qui a vivere, insomma, parecchi mesi all'anno, cosa per me fino a qualche tempo fa impossibile, proprio perché è ricchissima di cose da fare e quindi non ci si annoia mai. Montagna, mare, lago, fiume. E infatti, terme. E infatti in questo io volevo segnalare due eccellenze grandissime. Infatti domani, Rosanna, ti invito ad andare al MULA, il Museo delle Terme di Latronico, dove c'è un contenuto di spessore altissimo. È da vedere e da valutare, perché ho fatto lì una cosa molto bella per il comune di Latronico, ho riarrangiato l'inno di Sant'Egidio, un inno stupendo, e l'ho presentato lì grazie al sindaco, anche al sindaco De Maria, e questa è una cosa importante. Il MULA di Latronico sarà il futuro dei posti. Domani parte la lettura di un libro collettiva, si chiama La giornata della lettura, io ci andrò. Oltre al fatto che c'è Gaetano Lofrano, che è una mente eccelsa perché conosce tutti gli anfratti di questo territorio, è una guida, conosce parecchie cose e quindi è un collegamento da fare. Altro collegamento da fare, partirà un'eccellenza pazzesca, lo devo dire, perché uno dei sogni dei fratelli Mango di Lago Negro, amici nostri, amici miei, era quello di aprire e riaprirà il vecchio lanificio Guida di Lago Negro del 1800, e ieri l'ho visto, è una cosa da brividi. Armando Manco ha fatto una cosa di livello mondiale. Io ho suonato anche a Londra, a New York, e non esiste un posto così. Si chiama Lanificio Mango Bistrò. È chiaro che lì c'è del business, perché Armando lo fa, però all'interno ha fatto una cosa come se fossimo a Tokyo, Parigi.
ma anche a Roma non esiste, New York, insomma, vabbè, e queste sono eccellenze, bisogna farle conoscere, quindi invito gli amici che stimo tantissimo del Southwest Basilicata a pensare anche a un'altra forma di far crescere il sito attraverso un piccolo video. Siete su YouTube? Oggi chi non è su YouTube non esiste. Lo dico io perché il video che ho fatto per l'Atronico in un mese ha raggiunto 3.200 visualizzazioni, ok? E alcune persone mi hanno scritto su Facebook dicendo: dov'è questo paese che fai vedere nel video? Non lo conosciamo, si chiama Latronico, scritto, va bene? Perché sei nel mondo. In merito a questo, quello che posso offrire io, conosco dei cineoperatori pazzeschi che con quattro soldi, in cambio di un itinerario, in cambio di una, si portano delle telecamere HD professionali e grazie al fatto che non sanno chi sono io, potrebbero dare il loro contributo a questo territorio. Perché se le immagini sono fatte bene, collegate al web, si espande una visualizzazione diversa, perché il sito web lo vedono molte meno persone di chi ogni giorno sta io su YouTube. Vabbè, tutto qua, buone cose. Un esempio di contributo che noi possiamo avere, idee, sollecitazioni, potresti fare questo, mettici la musica, ma ci sono i video. Io vedo su Facebook tantissimi ragazzi lucani che ormai girano la Basilicata, no? Ormai molti lo fanno, e tutti postano le loro foto, i loro video, ma si perdono. Visualizzati una volta, poi si perdono nella miriade di contenuti che ci sono in giro. E un lavoro che abbiamo fatto in questi mesi è stato quello di andare rincorrendo le persone e dire: scusa, ma quella foto che hai postato la possiamo utilizzare? La mettiamo in questo contenitore, così la valorizziamo. Ecco, comunque, grazie Felice, questo è un esempio di contributo che si può dare. Se a qualcuno di voi in questo momento viene qualche idea, io la accolgo volentieri. Il professore Marchese anche ci aveva detto poc'anzi, mettete anche una sezione in cui si valorizzi la musica, si valorizzino gli artisti del territorio. E troveremo la modalità per poterlo fare. Questo contenitore deve rappresentare tutti e quando lo apriamo dobbiamo dire: sì, mi ci riconosco, è la mia terra. Quanti tra di voi ci si riconoscono? Lo avete sfogliato? Un po', insomma, ora ve l'abbiamo anche mostrato un pochino. Avete sentito che c'è qualcosa che vi appartiene? I colori, le forme, le foto, le storie. Cioè, Maria mi ha scritto un post meraviglioso sul biscotto adotto, che l'ha scritto in una maniera poetica, meravigliosa, ha fatto diventare questo biscotto adotto quello che poi è il simbolo dell'infinito. Ed è quello che rappresenta le nostre case, no? Anche fuori, noi che siamo fuori, il biscotto adotto non manca mai, ce lo portiamo sempre. Così come, insomma, mancano tante altre cose, mancano tanti esempi di storia della nostra tradizione culinaria. Quindi qualcuno che mi racconti questo, qualcuno che mi racconti delle feste, delle tradizioni, qualcuno che ci racconti, e qui mi riferisco prevalentemente alle proloco o alle associazioni. C'è una sezione del sito che racconta gli eventi, dovrebbe raccontarlo in tempo reale. Per cui vi presentiamo il Southwest Basilicata e vi diciamo anche che in queste date, in questi paesi, in questi posti, voi potrete fare questa esperienza. Per esempio mi parlavano del Carnevale di Nemoli, dove si fa la polentata. Maria mi ha telefonato e mi ha detto: c'è la polentata di Carnevale. Io ho detto a Maria: fatti raccontare il perché di questa polentata, perché dare semplicemente la notizia non serve a niente. C'è una forte differenza tra comunicare e informare. Noi non informiamo perché informano altri canali, noi comunichiamo qualcosa, comunichiamo la nostra storia che la polenta racconta, ed è la nostra storia che porta le persone a Nemoli a mangiare la polenta. C'era la mia cognata danese che mi diceva: io vengo qui e ci sto bene, ma perché quello che mi attrae è quello che voi fate, mi attrae il racconto che voi fate anche del cibo, della cucina. Perché fate questo? Da dove nasce? Come lo fate? Quando il cibo diventa, quando la tavola diventa il motivo di accoglienza e di rappresentazione di un'identità del popolo. Questo che noi vogliamo raccontare. Quindi sollecitazioni varie, se ce ne sono ora, che ci permettono di poter lavorare anche nei prossimi giorni e di aggiungere degli elementi, ci fanno piacere, altrimenti li aspettiamo. Prego. Posso dare un piccolo
Vieni. Visto che praticamente è un blog dove si racconta appunto delle storie, sarebbe utile aggiungere in audio qualcosa che legga il testo scritto, perché leggere, poi visto che sono abbastanza lunghi, diciamo, leggere a video dopo un po' stanca. Quindi aggiungere qualcosa, un iconcino, una GIF, qualcosa che legga il testo stesso. Questo. Può essere un'idea, grazie. Grazie. Perdonatemi, io devo dare un abbraccio a Rosanna e a loro. Io con Rosanna, noi ci conosciamo dai tempi dell'università, dalla casa dello studente, diciamo. Fino lo incrociavamo anche lì, non ce l'ha detto, ma lo incrociavamo anche lì a quei tempi. Che cosa mi affascina? Che cosa mi... Io sono donna, figlia di Lucani, che a un certo punto della sua vita torna in Basilicata, torna a Bigianello, costruisce, cresce, fa una serie di cose. Ma la nuova aggiunta importante che mi piace, che mi intriga e che non so se potrò darvi un contributo in questo senso, forse anche legato alla mia di professione, legato anche ai miei trascorsi, è il raccontare, ma il raccontare emozioni, il raccontare relazioni, il raccontare vissuti, il raccontare famiglie, storie di territori. E penso che questo sia il valore importante e di questo vi ringrazio, perché penso che per noi lucani, qui siamo tutte persone lucane, persone che amiamo questa terra forse troppo. Io sono tornata perché mio marito a un certo punto ha detto o torniamo lì o ci separiamo. Questo amore così forte, così legato alle radici appartiene a tanti di noi e il racconto ci permette di trasferire con gli altri, trasferire le emozioni. Sicuramente per chi legge è come dire io lì voglio andarci e penso che questo progetto arriverà a questo. Grazie. Io voglio invitare Mario, che è stata un'altra conoscenza assolutamente casuale creata, ecco i network che si creano, le reti, no? Felice è andato a fare delle escursioni con Mario, mi ha chiamato e ha detto chiama Mario perché Mario ti racconterà delle belle cose. E Mario ci ha raccontato dei sentieri della Basilicata che trovate nei nostri itinerari. Va bene, Lago Negro sono io, da sempre cammino le montagne, sono geologo e praticamente con un gruppo di amici mi parto, cerco sentieri, provo nuovi sentieri. Allora, quello che è strano, noi praticamente non abbiamo un'economia, ne dobbiamo creare una. Io sono figlio di boscaiolo, mio padre tagliava i boschi e quindi il nome delle montagne sono tutti familiari. Diciamo che su qualsiasi montagna c'è una lavorazione antica di mio padre e quindi fanno parte della mia famiglia. In questo momento questi ragazzi, questa generazione praticamente le montagne non le conosce più. Le figlie mie parlano del verde e dicono semplicemente le frasche, quindi loro si sono allontanati e non vedono le montagne. E immaginate vivere in un paese, avere una montagna che ti sovrasta per tutta la vita e non averla mai raggiunta. È quello che succede a un sacco di persone. Stranamente, io vi posso raccontare di un incontro particolare che ho avuto. Allora, un giorno ho detto un passaggio in inglese, per fortuna lui parlava perfettamente l'italiano, ci mettemmo a dialogare e mi raccontò che lui accompagnava degli inglesi in montagna, sulle nostre montagne, e si era organizzato così: il gruppo partiva e faceva un certo percorso, la fidanzata partiva da quello che sarebbe stato l'arrivo e lo raggiungeva a mezza strada, apparecchiava la tavola e quindi mangiavano e poi raggiungevano la sede dove avrebbero dormito. Quindi praticamente delle persone vengono da noi, percorrono le nostre montagne che noi non conosciamo. E questo signore mi raccontò che quell'anno non andava molto bene la storia perché gli inglesi che lui accompagnava si aspettavano da noi un territorio arido, arso, invece quell'estate aveva piovuto, era tutto bello verde, però gli inglesi aspettano da noi qualche cosa di diverso, quindi per loro il prato verde è qualche cosa che vedono tutti i giorni e quindi volevano un territorio desolato, arso, quindi ognuno cerca qualche cosa nel sud.
E niente, camminando per le montagne, certe volte in gol, per esempio sul Coccovello, incontrai, in genere si trovano stranieri, quasi mai si trovano italiani. Quando è stato l'anno passato abbiamo incontrato sul Coccovello due ragazzi tedeschi che percorrevano la montagna, avevano fatto tutta la tirata per un sentiero molto appeso e non avevano manco da mangiare, quindi praticamente due sconsiderati. Comunque percorrevano la montagna sul crinale, poi sarebbero scesi nella zona e quindi non è insolito trovare degli stranieri che camminano nelle nostre montagne. Quello che manca nelle nostre montagne è praticamente una cosa stupida, praticamente manca un tratto una pennellata di rosso che indichi i sentieri, perché è facile perdersi e può essere addirittura tragico perdersi. Quindi le nostre amministrazioni comunali sono colpevolmente indietro, non hanno investito nemmeno in questa piccolissima accortezza per richiamare i turisti, perché i turisti verrebbero, però si perdono subito. Vedete che il nostro territorio è articolato, ci perdiamo noi che ci siamo nati, quindi ci perdiamo noi, neppure a un certo punto andiamo a tentoni e ti fai guidare dall'istinto. Quindi diciamo, ci sarebbero dei piccoli interventi. Se un sentiero è stato tracciato, se un sentiero viene pubblicizzato, allora puoi chiedere effettivamente a delle persone, parte da A e arriva a B. Se ti sei stancato, rifai la strada all'indietro, ma comunque non ti perdi. E quindi questa potrebbe essere una cosa da fare immediatamente e potrebbe essere un richiamo autentico, perché il nostro territorio in effetti piace a tanti, soprattutto agli stranieri. Gli stranieri, diciamo che noi italiani camminiamo poco la montagna, siamo più marinari, attirati dal mare. Gli stranieri invece sono molto attirati da, in particolare da questo connubio mare mondi, che per loro è sconvolgente. Penso che basta. C'era qualcun altro che voleva dire qualcosa? Mi sono persa anche la signora. Ma volevo solo sapere se si poteva chiunque. Se si vuole scrivere qualcosa, ognuno di noi può intervenire, fare una puntatina, c'è una voce che un logo che mi permette di entrare e di... Sul sito voi trovate la nostra mail e sulla mail ci potete inviare tutti i vostri contributi che saranno poi valutati dalla redazione, sì. Perché il tipo di contributo che noi chiediamo non è un contributo di tipo letterario o storico. No. Di conoscenza del territorio, esatto. Naturalmente. Che racconti il territorio ma in modo agile. Sì. Quindi noi chiediamo pezzi piccoli, 200-250 parole. Gli itinerari, se voi avete visto, sono divisi in blocchi. Ciascun blocco non ha più di un certo numero di parole, accompagnato da diverse foto. E il modo in cui è scritto è un modo molto agile, altrimenti la gente si annoia, non ci sta in fondo. Mentre invece le storie non hanno più di 250 parole. Quindi se mi volete raccontare degli aneddoti, delle cose che possono incuriosire, lo scrivete inviando il vostro testo sulla mail che trovate, che è info@southwestbasilicata.it. E noi vaglieremo i vari contributi e man mano che li riterremo idonei, perché seguono la logica del sito, non perché non siano validi, ma devono seguire la logica di tutto quanto il progetto, li pubblichiamo rendendoli graficamente più gradevoli. Anche le storie sul nostro passato, sulle nostre tradizioni. Sulle tradizioni più che altro, sulle tradizioni e sulle tradizioni che vivono oggi sotto forma di eventi, cioè qualcosa a cui il turista poi può partecipare. Che è stato tramandato poi nel... Sì, ma che il turista può sperimentare. Certo. Ha in mente qualcosa, intanto che mi dice questo, ha in mente qualcosa. Sì, io sono una appassionata del passato, delle cose, delle nostre tradizioni passate, quindi spesso mi diletto a scrivere, a presentare eventi oppure persone che hanno reso il nostro territorio
così come oggi, perché possiamo pensare poi ad una sezione ad hoc, persone, personaggi, qualcosa del genere. Sì. Man mano che ci mandate i vostri contributi cresceranno le sezioni, per cui magari c'è qualcosa a cui non abbiamo pensato. La musica l'abbiamo vista stasera, più o meno abbiamo avuto delle idee per poterla declinare in due modi. Possiamo creare una sezione relativa ai personaggi. Valuteremo man mano, poi ci sentiamo personalmente, perché ci sentiamo con tutti quanti. Grazie. Il sindaco di Latronico, grazie intanto di esserci. Grazie, buonasera a tutti, grazie a Vincenzo per l'invito. Grazie a voi. Di solito sarei venuto perché un amico mi ha invitato, però sapendo come argomento il turismo e questa bellissima iniziativa che io sono diventato già fan poco fa, mi sono iscritto. Spero che la Tronica anche faccia parte e possa darvi il vostro contributo, ma proprio questo volevo chiedervi in che modo, perché giustamente come facciamo noi nei nostri comuni, chi amministra lo fa per sé, quindi fa il proprio brand, fa il proprio, e molte volte non è buono, perché se non facciamo rete non siamo un poco attraenti, perché noi la Tronica non siamo autosufficienti, con tutto che vengono un sacco di turisti. Cioè quello che voi avete pensato, ad esempio noi abbiamo proprio un sito, si chiama La tua casa all'Atronico, ci sono 200 case e d'estate sono tutte prese in affitto, quindi cioè io posso pensare il nostro sito adesso come metterlo lì, può esserci stesso interagire, stesso in modo interattivo nel vostro, oppure abbiamo la zona camper dove abbiamo i 10 camper che è già in rete, quindi, e poi abbiamo il nostro brand che ci siamo inventati perché non abbiamo le terme, ma l'Atronico Terme è una cosa vecchia, noi abbiamo pensato, si chiama Città del Benessere, ecco la tua casa all'Atronico, quello che noi abbiamo quasi, quindi potrebbe essere una vostra sotto, in che modo? Cioè quello che abbiamo detto è vero, cioè all'Atronico, muovendo Mario qui presente, c'è un grosso investimento sul turismo, ma è più un turismo di massa, c'è una società russa che è venuta a investire 30 milioni di euro e Mario, che ne è testimone, 3 anni fa gli fece una domanda, disse ma lei è pazza a investire tutti questi soldi qui all'Atronico in un posto dove l'aeroporto è lontano 2 ore, è difficile arrivarci con tutte le difficoltà. La signora disse, voi non avete capito, ma avete un petrolio verde che è quello dei prossimi anni, per questo è venuta l'idea del benessere, perché negli anni i nostri posti saranno molto ricercati, perché ci sarà il ritorno alla natura, chi fugge dalle città vorrà l'aria buona, vorrà mangiare bene, vorrà posti incantevoli, vorrà posti non diciamo ancora incontaminati, quindi che stanno bene all'ambiente, e quindi è proprio il brand giusto per fare questo. Quindi noi abbiamo fatto per la Tronica, io non so come possiamo darvi il nostro lavoro a voi, perché io vi ringrazio, perché veramente vi ringraziamo, perché usare le vostre intelligenze e energie per fare questo ci sta dando una grossa mano, quindi non so come possiamo darvi tutti i nostri dati, perché l'ho detto prima, non siamo autosufficienti, abbiamo bisogno di Maratea, di Laurea, anche l'Unione dei Comuni è nata per questo, è nata proprio perché per fare squadra, quindi avete tutta la nostra disponibilità, ci dite voi tecnicamente come possiamo dare un aiuto, e quindi vi ringraziamo, vi sosteniamo in questa cosa, lavoriamo insieme, vi sosteniamo, ci dite come possiamo essere disponibili come amministrazione, come, e quindi uniamo le forze e grazie di voi. Ecco i contributi che cercavamo, abbiamo già trovato 300 case vacanza, ora bisogna costruirci gli itinerari intorno e ci servono, non conosco per esempio guide, non sono riuscita ad entrare in contatto con guide di Latronico e di intorni, invece farci raccontare come è successo con Mario, Ivan che neanche conoscevo, e che vuoi raccontare un po' la tua esperienza di scopritore di posti? Tra l'altro sono a fianco ad un tipo che mi accompagna sempre in escursioni. Uno vuole gestionare di carta per comprare il ticket per ce lo consegna. Mario, non te lo mando bene. Grazie Giuseppe. Sì, sì, allora il discorso è questo, che ci piace scoprire proprio perché non essendo tutti tracciati, come diceva il signore di Lagonegro, c'è bisogno proprio di tracciarli personalmente. E lì, diciamo, con un programma
ed un'applicazione che si scarica sul cellulare o sull'iPad, c'è la possibilità di tracciarlo interamente, mettere il segno, mettere il waypoint, che sarebbe, diciamo, i punti intermedi, e poi arrivare alla cima. Una volta tracciato, poi si può anche tornare indietro, e lì solo tracciandolo poi si può vendere, quindi si può esportare, però c'è bisogno proprio della persona che lo conosca veramente. E poi c'è anche bisogno sostanzialmente di un patentino da guida, perché io lo posso fare, però non sono una guida ambientale escursionistica, conosco l'ambiente per titoli, per conoscenze, per esperienze formative, conosco l'ambiente in tutte le sue sfaccettature, però chiaramente se bisogna portare un gruppo di turisti può venire una qualsiasi guida ambientale, come per esempio Fabio Limongi mi dice: oh, ma perché li porti in giro tu? Invece noi no, contattiamo Fabio e gli diciamo: guarda, c'è la possibilità, ci sono 15 tedeschi, bisogna portarli in giro e forse si mette a sistema tutto. Poi chiaramente tutta una persona non può fare, se ci si serve delle varie persone che conoscono il territorio e conoscono i sentieri, forse possiamo stare meglio tutti. Voglio raccontare semplicemente l'esperienza del percorso che ho fatto su Serra Spina, che ho inserito all'interno del sito. Intanto che l'ho fatta a piedi e risalivo la montagna, mi veniva in mente di percorrerlo con gli asini, cioè non percorrerlo da solo, ma percorrerlo accanto ad un asino che mi accompagnava. E lì è nata l'idea di un fagotto, un asino, nel fagotto mettere all'interno tutti i prodotti tipici del posto, di Lauria, eccetera, eccetera, e arrivare poi in cima alla montagna, scendere, che si arriva al Lago della Rotonda, e a mio avviso provare un'emozione unica che da altre parti non si può. In realtà io quest'estate ho fatto un'esperienza con un'amica molto bella che mi ha lasciato di stucco e mi ha fatto conoscere cose di Lauria che io non conoscevo, perché Annanica è un'esperta in beni culturali e ha creato un itinerario a Lauria che ha riportato sul sito e che ora vi racconta. Sì, io, come diceva anche Ivan, non ho il patentino da guida turistica, però spesso porto in giro per Lauria turisti o persone anche di Lauria che mi chiedono di scoprire il territorio, perché la pecca forse di noi lucani e in particolare di noi laurioti è che siamo i primi a non conoscere la nostra terra. Quindi non si può promuovere e raccontare qualcosa se prima non la si conosce. Allora che faccio? Prendo spunto dalle persone che porto, perché ovviamente a seconda del pubblico, a seconda delle persone, costruisco da sola degli itinerari che li possano coinvolgere e accattivare di più. Spesso li porto nel centro storico a visitare le chiese, perché le nostre chiese sono dei veri e propri scrigni di tesori che molte persone non conoscono. Li porto fin sopra al Castello Ruggero, la parte, il borgo antico, il Cafaro, la parte più antica di Lauria, e da lì mi piace far culminare i miei viaggi sull'Armo, sul Colle dell'Armo, perché da lì c'è un belvedere naturale che è fantastico. Ho portato i miei amici di Roma lì e sono rimasti entusiasti, perché non immaginavano ci potesse essere qualcosa di simile. Allora mi chiedo: noi ci abbiamo tutto questo, perché non promuoverlo e sfruttarlo al meglio e valorizzarlo al meglio? E a questo è servito Southwest Basilicata. E io, parlando con le persone, questo progetto mi ha dato modo di conoscere tantissime persone, ma di conoscere le belle competenze professionali che abbiamo. Cioè, noi non ci conosciamo professionalmente l'uno con l'altro, e se prima non ci mettiamo in contatto noi stessi, ma come pensiamo di poterci far conoscere da altri? Annanica, come Ivan, come Vittoria, io li ho conosciuti attraverso questa idea, parlando con uno, con l'altro ancora. Un'altra cosa di cui il sito avrà bisogno sono i racconti dei nostri amici che visitano questi posti. Io praticamente ho cooptato più persone che potevo quest'estate per farmi raccontare l'esperienza che hanno fatto qui, perché è bellissimo poi sentirsela raccontare. Rosangela, la mia cugina, è arrivata qui con una sua amica tedesca, c'è la mamma di Rosangela, me lo può confermare,
E lei ha raccontato la sua esperienza e ha detto non conoscevo i fichi, ho mangiato per la prima volta i fichi. E la nonna di Rosangela mi ha fatto la pasta in casa e quindi abbiamo messo la foto della nonna di Rosangela che fa la pasta in casa. Perché, ripeto, ancora una volta, l'esperienza la fa le piccole cose e sono le cose che poi le persone si portano nel cuore. Sara, ci vuoi dire qualcosa, tu che guardi a questa terra con occhi differenti e l'hai anche scritta? Io credo di essere l'unica non lucana qua dentro. Noi abbiamo girato per l'Italia praticamente per 11 mesi e quindi io ho visto tutta l'Italia per la prima volta nella mia vita, perché comunque un viaggio così impegnativo non l'avevo mai fatto. E la nostra intenzione era quella proprio di trovare un posto dove vivere per sempre. Quindi eravamo disposti a tutto, abbiamo visto tutto, ma quando ho visto la Basilicata, quando ho visto Malatea, quando ho visto quest'acqua abbondante, copiosa che vi scende qui alla Uria, io ho detto, ho guardato Manuel e ho detto, io voglio stare qua. Benvenuta Sara, magari ti coinvolgiamo nel progetto. Allora, stiamo cercando energie, un'altra energia che si è svegliata. Io volevo chiederti una cosa. Allora, tu hai detto che bisogna proporre qualsiasi cosa. Ad esempio, se si mette in campo l'artigianato, poi dopo che bisogna fare nei confronti del turista? Cioè, come farglielo conoscere questo artigianato? Eh sì, cioè tutto ciò che c'è all'Auria sull'artigianato, poi dopo noi lo dobbiamo proporre a queste persone. La storia c'è una piccola storia che noi abbiamo fatto, sono andata a trovare le ragazze dello studio Arta, quello che sta sulla Valle del Noce. Loro fanno un'arte che è molto legata al territorio perché utilizzano tre temi, che sono quelli dei merletti riportati sulle ceramiche, dei paesi naif e delle castagne. Quindi nessuna arte più legata al territorio di quella, peraltro meravigliosamente espressa. Ho chiesto loro, ho detto, come possiamo coinvolgervi in questo progetto? Perché non è che le persone vengono qui, sicuramente possiamo promuovere il negozio, vengono a comprare il pezzo, ma ci deve essere qualcosa di più. E abbiamo pensato anche con loro quello che abbiamo pensato con Antonia. Voi fate qualche ora di lezione, chi è che vuole venire a provare a modellare o a dipingere la ceramica con voi per un paio d'ore perché è qui in vacanza per un mese e si annoia e vuole fare una cosa del genere, può farlo? E loro sono state d'accordo, quindi così come Antonia e le altre ragazze hanno detto sì, possono venire e fanno lezione con noi per un'ora, due. Anche loro hanno fatto la stessa cosa. Penso che sia un modello che possa essere esportato un pochino su tutte le attività artigianali. Penso che funziona, se a voi viene qualche altra idea siamo aperti ovviamente ad accoglierla. Così come per esempio imparare a fare la pasta in casa, cioè noi siamo artisti in questo, e vivere l'esperienza significa anche voglio imparare a fare gli gnocchi o i ravioli. Allora, c'è la signora Pinco Pallo che è disponibile a fare un'ora di lezione adeguatamente retribuita poi per insegnare alle persone a fare la pasta? Mettiamola come esperienza, la vendiamo. No, anche se volessi ospitarli a casa mia, farli venire un giorno e... Tutti, cioè il privato, voglio dire, una casalinga. La formula carina potrebbe essere questa. Non so se voi avete visto girando su internet, ormai le esperienze veramente sono tantissime. C'è un'esperienza che si chiama Gnammo, la conoscete? Che è quella in cui si ospita a casa propria le persone per una cena o per un pranzo e si fa vivere le persone in famiglia. Invece che girare per strada con i sacchi sulle spalle e mangiarsi il panino, si ferma a casa della signora. Sì, questo è un modo per coinvolgere le famiglie. Quindi questo è
Esatto, perché il turista, il turismo più che il turista, non deve essere un'attività lontana da noi ed estranea da noi. Cioè noi quando pensiamo al turismo pensiamo ad una cosa che non ci appartiene, invece siamo noi. Cioè, Vincenzo diceva prima, no, le storie siamo noi, il turismo siamo noi che proponiamo l'esperienza e che conosciamo persone e che ci contaminiamo anche con le altre culture, no? In questa contaminazione che è sempre positiva. Sì, si può fare questo, si può pensare a varie formule. Gnammo potrebbe essere riproposta, ma la possiamo anche fare in modo più originale. Ditemi. Noi non possiamo pensare per un territorio, cioè fare questo lavoro in un anno, vi assicuro, è stato pesantissimo. Però ora abbiamo bisogno di pensare anche con le vostre teste. Stiamo cercando energie, ci sono nascoste e sono poco utilizzate. Eccone un'altra che si sveglia. Buonasera, io non volevo prendere la parola perché è una bella serata, vi faccio un grosso in bocca al lupo. Però per esperienza mia personale, io sono precaria da 20 anni con il Parco Nazionale del Pollino e vi posso assicurare, allora tutto quello che è stato detto è vero, abbiamo un territorio vastissimo, abbiamo 24 paesi lucani, 32 calabresi e abbiamo un parco che non si capisce il perché stenta a decollare. Noi avevamo gli uffici di promozione turistica, l'Auria lo aveva proprio qui in questo istituto, sono stati soppressi. Da promozione turistica che facevamo, ci ritroviamo a tracciare dei sentieri. Io non vi voglio spaventare, anzi mi auguro che sia un volano quello che state portando avanti. Però, ripeto, visto che l'Auria, in minima parte, rientra nel territorio del parco per il Monte La Spina, è una zona dove non si arriva facilmente perché però rientriamo nel parco. Perché non si pensa anche, perché ci sono i fondi per queste cose, a chiedere dei finanziamenti, perché sono delle iniziative molto belle, ma c'è bisogno di sostegno. Perché ripeto, io ho 20 anni e sono stata la prima donna ad avere... Io guardavo prima quando avete iniziato la serata con la bimba della signora, la mia riflessione è stata: speriamo che il tutto possa decollare prima dei 20 anni nostri, perché noi siamo 20 anni di precariato, mio figlio c'ha 21 anni e mi dicevano le colleghe chiamiamolo Pollino perché ero la prima donna ad aver avuto, perché il progetto quando è nato non si sapeva neppure di cosa si stesse parlando. Si sta portando avanti questa situazione. Il territorio è bellissimo, si possono fare tante iniziative, io per prima, ripeto, ho investito tantissimo in questa cosa, però i risultati purtroppo, io perciò non volevo prendere, non mi ero svegliata, perché non volevo, però è bene che si sappiano che saranno sicuramente tanti problemi a cui si andrà incontro. No, niente, io volevo soltanto aggiungere una cosa, innanzitutto grazie Rosanna per avermi invitato. Il fatto del Pollino, non sono d'accordo, perché sul Pollino ci hanno mangiato un sacco di persone e lasciamo stare. Quindi questa mi sembra un'occasione di turismo ben diversa, che non parte da quello che era partito il Pollino, alberghi, piscine, nel pieno del Pollino, quando non servivano a niente. Quindi i fondi fino a un certo punto, ma il progetto mi sembra tutt'altra cosa, solo questo. Possiamo chiamarla istituzionale, no? In qualche modo, che mirava a creare delle strutture turistiche permanenti sul territorio per dare lavoro attraverso la valorizzazione del territorio. Noi stiamo parlando di una piccola azienda, chiamiamola piccola azienda privata, e quindi un po' lontana da questo mondo. Noi siamo partiti prendendo 15.000 euro di finanziamento che ci sono serviti per fare la piattaforma e che sono stati distribuiti tra tutte le piccole competenze che sono state messe in campo in questo momento. Il nostro obiettivo non è quello di dipendere dai fondi, ci proveremo ovviamente, ma legandoci più a dei fondi che riguardano le start-up e le aziende, non tanto quelle legate ad un disegno più grande che è un disegno di programmazione del territorio. Noi non facciamo programmazione del territorio,
Noi cerchiamo di vendere letteralmente il territorio sotto forma privata con un'azienda agile, sveglia, in cui i dipendenti sono tutti. Oggi puoi essere tu per una cosa, domani può essere lei per un'altra e dopodomani potete essere insieme per un'altra ancora, legandoci di volta in volta con dei vincoli di tipo contrattuale diverso a seconda della situazione. Quindi starei un po' distante da questa immagine che tu hai proposto, perché è un'immagine ovviamente, capisco, pesante. Quindi siamo un'azienda, stiamo parlando di un'azienda agile, veloce, che ha tanti dipendenti e tanti collaboratori che in vario modo possono essere coinvolti, con una regia centrale, perché poi questi progetti territoriali, questi progetti social hanno bisogno di una regia forte, e la regia sarà Lauria sotto forma di azienda di redazione web, che avrà un compito fondamentale, che sarà quello di fare marketing online, ma di definire delle strategie di marketing online che al momento non vengono messe in campo. Professionalità come quella di Vincenzo, che non si è presentato nelle sue competenze e che invece prego di declinare se vuole. Beh, vabbè, io ho lavorato, vabbè, intanto mi sono laureato, ho sempre avuto la passione della comunicazione, poi ho aiutato partiti politici a essere meglio, a essere presenti in rete, ho fatto campagne elettorali per tanti schieramenti politici, ho aiutato case editrici a pubblicare libri, giornali a vendere copie, e adesso ho pensato, perché non aiutare la mia regione, la mia zona, no? E quindi è ovvio, sì, ci sono stati altri esperimenti, infatti per questo abbiamo creato questa nuova cosa, perché non eravamo soddisfatti di quello che già c'era, perché l'aspetto comunicativo è fondamentale in questo progetto, è il 50%, cioè la stessa storia come la racconti cambia, fa la differenza. E oggi dobbiamo comunicare per icone, per immagini, e a comunicare di meno e comunicare meglio, no? In questo sito la qualità è meglio della quantità, no? Le storie devono devono far passare poche idee buone, chiare, non troppo, ecco, non possiamo usare la ragione, la razionalità nel far venire qui le persone, dobbiamo usare l'emozione, quindi si comunica con poche cose. E viviamo un'era in cui c'è di distrazione di massa, la chiamo io, no? Dove tutti siamo distratti da un sacco di input che arrivano dalla televisione, dalla pubblicità tradizionale e da tante altre cose, quindi dobbiamo un po' riassettare. Ok, quello che noi vogliamo fare è creare microeconomie, svegliare microeconomie che non hanno bisogno della regione, del parco. Sì, possiamo lavorare con il parco, magari ci serve un permesso per un sentiero e ci lavoreremo. Ci servono le guide e andremo al parco e chiederemo le tante guide. Tante micro che però diventeranno macro. Esatto, però noi partiamo dalle microeconomie, dalla casa vacanza, dalla signora che fa la pasta e che vende la sua lezione di pasta, sto semplificando, ma in realtà è così. Dall'artigiano che vende la sua lezione di pittura, dalla guida che vende il suo itinerario, dal ragazzo che mi racconta e mi traduce in linguaggio web una bella storia. Quindi tante microeconomie fanno un'azienda che nel tempo cresce. Airbnb è nata da un'idea di due ragazzi che hanno cominciato ad affittare due stanze. Vero Vincenzo, tu sei più avvezzo con queste storie di aziende nate con il web, anche Booking.com è nato così. Io ho un amico che lavora a Booking.com e che continua a dirmi cominciate, anche se non siete pronti, sì, cominciate. Infatti, si comincia con niente. E un po' le istituzioni, dove è Antonino? Non vorrei essere andato. Le istituzioni ci stanno e noi ovviamente li ringraziamo e sono delle come dire, sono le strutture di questi paesi e di questi posti, ma saremo piuttosto noi a dare delle sollecitazioni alle amministrazioni, perché faremo delle buone pratiche a cui poi le programmazioni
dei comuni e dei territori dovranno in qualche modo adeguarsi. Questo finanziamento, vi faccio solo un esempio, questo finanziamento che si chiama Nuovi Fermenti, che ha finanziato con pochi soldi una serie di progetti innovativi, ha avuto un vizio di forma fortissimo, che è stato quello di essere dedicato a ragazzi che hanno al di sotto dei 35 anni di età e disoccupati, però ha richiesto l'attivazione di una fideiussione, di una polizza fideiussoria, che necessitava di garanzie. Allora, voi vi rendete conto che è il cane che si morde la coda. Noi abbiamo superato un po' il problema mettendo in campo delle cose personali, ma un esempio di sollecitazione dal basso sarà quello, l'attenzione che noi faremo alla regione rispetto a questo elemento, in modo tale che quando faranno un nuovo bando facciano un bando che preveda una flessibilità maggiore e che aiuti realmente i ragazzi che non hanno lavoro, no? Quindi anche i finanziamenti devono essere più agili e devono poi adeguarsi alle nuove forme di azienda che si propongono. Quindi ti ringrazio molto, mi dispiace della tua esperienza negativa, però noi guardiamo ad un'altra cosa e vorrei guardare con ottimismo, perché altrimenti ci si ferma prima ancora di cominciare e non si va da nessuna parte. Ci credeva perché eravamo 500 inizialmente, e quindi poteva essere un po' tanto fantastico per noi che eravamo quasi diventati giovani, e quelli che poi sarebbero arrivati dopo. Però il nostro territorio, vendiamocelo noi il nostro territorio, cioè, è il nostro, cominciamo a... Lo so, io vedo le difficoltà, perché anche parlando con le persone mi rendo conto che ci sono tanti ostacoli, però ti posso anche dire una cosa. Io ho cominciato a portare le mie prime esperienze professionali qui, ovviamente, come impegno civile, ho portato qui delle cose che in genere faccio da altre parti. Quindi quando ho pensato, ma questa cosa che è molto bella nel Lazio, la potrei fare tranquillamente anche in Basilicata, la prima cosa che mi è stata detta è stata: non verrà nessuno. Non ci sarà nessuno, non farà nessuno. Abbiamo fatto delle iniziative bellissime, piene di gente, di cui ancora parlano, gratificanti per me che le ho fatte e per gli altri che le hanno vissute. Per cui vorrei continuare a mantenere questo spirito, sebbene sono assolutamente consapevole che ci sono esperienze che sono state, insomma, deludenti. Questo è per tutti voi, perché chi è che poi ha deciso di restare su questo territorio e... cioè, ha tutta la mia ammirazione e il mio apprezzamento, perché mi rendo conto che non è un territorio facile. Proviamo un poco a renderlo più malleabile. Se ci sono altri contributi, altrimenti aspettiamo i vostri contributi. Mimino, mi perdo Mimino. Allora, grazie. Allora, io conosco più o meno tutti. Conosco un po' meno tutti quelli che hanno composto questo progetto e sono orgoglioso di voi. Ho visto il logo e mi piace molto. C'è una persona, una casa, un viaggio che arriveranno, si stanno costruendo con un verde di speranza. Nel passato io ho già fatto un'esperienza del genere con l'Elov Lauria ed è stata molto bella e molto emozionante. Io vi credo e vi auguro di lavorare per l'eternità, perché questo territorio secondo me ha le potenzialità per poterlo fare. Ma come dici tu, è importante che ognuno di noi si vesta in modo nuovo, creda in questo territorio e creda, o comunque ne sia consapevole. Noi abbiamo nel territorio una forza che secondo me rivalutiamo, questo dal mio punto di vista, quando andiamo fuori e ritorniamo. Io sono stato a Bologna, ho visto per qualche mese sotto casa di Felice senza conoscerlo, ma lui mi ha riconosciuto perché il ragazzo che lo salutava, senza saperlo, per questo motivo sono stato a Bruxelles, ho fatto innamorare con l'industria della Basilicata, che è una regione che forse non avrà mai prodotti per poter venderli a grande scala a Bruxelles, ma sa che la qualità è qui e noi dobbiamo essere orgogliosi di quelli che dobbiamo, dobbiamo costruirlo insieme, siamo soltanto noi che costruiamo il nostro futuro, quindi se noi crediamo in questo diventa difficile. Quando dice Rosanna abbiamo le potenzialità, abbiamo la possibilità, è vero,
E io lo vedo in moltissimi ragazzi, quando facciamo, quando condividiamo molte cose che per noi su Facebook sono scontate, la serata di Sanremo, la cena a casa della nonna, su Instagram il piatto di pasta, sono cose che invidiano da altre parti. Per noi è normale, la domenica fa, scusate la banalità, per noi la domenica è normale andare a mangiare dalla nonna, mangiare il piatto di pasta fresca fatto in casa. Da molte parti non è così, mezzo chilo. Da altre parti non è normale avere il salone e apparecchi a bandire una tavola con 10-15 posti la domenica. Per me è normale, per altri posti, 2 posti, 3 posti, 4 posti è il massimo. Non si pensa che il tavolo debba arrivare a 6. E quella è condivisione, è cultura, è confronto, è crescita. E da qui secondo me dobbiamo pensare. Hai fatto bene quando dice Rosanna, dice a noi porteremo le buone pratiche. Questo è un compito che ho anche io in questa amministrazione da capogruppo e credo che noi dobbiamo dare una mentata nuova, dobbiamo dare le buone pratiche. Dobbiamo smetterla, tra virgolette, non di lamentarci, perché il lamento, tra virgolette, è l'esperienza che ti permette di non fare lo stesso errore. E quindi è giusto che ci sia, si comprende e si riparta da lì. Ma dobbiamo cominciare a capire che le buone pratiche vengono fatte fuori, le possiamo fare noi e portarle un passo più avanti. Ecco perché dico che secondo me questo qui è un grande passo avanti. Mi impegnerò con qualcosa, non so su che cosa, ad esempio mi capita, e questo secondo me è da dove dobbiamo ripartire. Mi capita oggi o mi capitava prima? Quando arriva qualcuno a Lauria è scontato che noi da città ospitale non lo sappiamo accogliere. Abbiamo avuto l'esperienza, e magari lo porto a voi, lo faccio conoscere, 2 ragazzi che facevano trekking quando noi facevamo il Blue Fest e l'abbiamo portato all'interno del Blue Fest e abbiamo fatto scoprire una realtà nuova. Avevamo, io mi trovavo in piazza, allora in Verione, 4 ciclisti, 50 e oltre team, su Facebook, ho scritto un articolo per loro su cui dovevano essere canti, siamo rimasti amici e loro ogni volta che passano per l'autostrada per andare a fare tour ciclistici, ti salutano sul web, quindi comunque hanno avuto una buona impressione di questo territorio. Noi dobbiamo capire che questo territorio va raccontato e dobbiamo capire, e la cosa che dico io e sul quale dovremmo crescere, dobbiamo dare una sensibilità diversa a chi incontra per primi i turisti, che sono i bar e i vigili, anche se sono pochi, sono i vigili che sono i primi a trovare, a dover dare indicazioni, anche quando diamo indicazioni. Mi capita spesso di dire, sono arrivato alla Lauria, cosa posso vedere? Boh, qui non c'è niente. Non è vero. Non è vero. Abbiamo molto di più di quello che vediamo, perché poi siamo abituati a vedere, o meglio, a vedere passare l'immagine, non a capire quello che effettivamente guardiamo, possiamo vedere ed abbiamo. Quindi secondo me da qui bisogna ripartire e credo che se il progetto debba andare avanti lo debba ci dobbiamo impegnare noi tutti, quindi qualcuno si inventi qualcosa e contribuisca a questo progetto. Una cosa che non ho visto però, credo sia scontato e non l'ho visto bene, quindi Instagram e un hashtag sono importantissimi. Grazie. Sì. Io volevo fare un esperimento, magari se Vincenzo mi aiuta, così chiudiamo questa sessione utilizzando anche la numerosità delle persone che c'è. Per esempio, se facciamo un esperimento in questo momento e mettiamo tutti mi piace sulla pagina Southwest Basilicata o tutti contemporaneamente, ciascuno sul proprio profilo Facebook scrive io sono qui e sto parlando di Southwest Basilicata con Southwest Basilicata, facciamo una cosa del genere. Perché poi ogni giorno noi dovremmo fare questo. Io dico ai ragazzi del team, gli dico fate un compito quotidiano, ogni giorno dovete conoscere 2 persone differenti. Perché il team di Southwest aveva un vizio di forma all'inizio, che era quello di essere troppo lauriacentrico. Cioè, pensavano che Lauria fosse il sud-occidente della Basilicata. E solo la capitale. E ci abbiamo messo la capitale. Ma ci abbiamo messo un po' di tempo a capire che la linea geografica con cui noi demarchiamo il sud-occidente della Basilicata è una linea un po' più larga, insomma, che non è che proprio va a misurare il chilometro, ma che va da Maratea fino ai paesi del Pollino, ai paesi Ardèche, cioè ci inoltriamo un pochino nella Valle d'Agri,
Devo dire che anche io sto conoscendo meglio la nostra terra con questo progetto, perché io sono una di quelle che a 18 anni se n'è andata e poi ha avuto la bella idea di capire che aveva lasciato una bella terra solo in tarda età. E quindi la sto scoprendo e mi piace molto, e ne parlo sempre, ogni giorno ne parlo ad almeno 2 o 3 persone differenti. Quindi anche questo è un piccolo compito che vi darei, se ve lo portate a casa, è il vostro contributo per far crescere un'idea e per essere protagonisti. Io però aspetto le vostre indicazioni, se ce le potete dare via web, anche per iscritto, se ce le potete lasciare oggi, ma se potete utilizzare il format via web è meglio, perché così ci aiutate a lasciare traccia registrata e già ordinata delle vostre presenze, dei contatti e delle idee che ci date. Io vi ringrazio, starei ancora qua a parlare e sentirvi e ascoltarvi ancora a lungo, ma non mancheranno altre occasioni, per cui ci rivedremo e faremo il punto della situazione. Grazie infinite, è stato un piacere.